e mi ricordo tutto cominciò a Rimini. Io frequentavo una compagnia di attori comici. Mi facevano stare tra le quinte della scena a vedere lo spettacolo. In quei giorni stavano, e io sapevo, stavano per terminare il loro impegno in quella città. La loro partenza mi dava veramente dispiacere. Una sera il direttore annunciò a tutta la compagnia che la loro partenza sarebbe avvenuta da lì a 8 giorni per Chioggia, in barca. Per me questo fu un colpo. Signori, si parte! Si parte! Ciao Rimini! Ciao Rimini! Un momento! Voglio venire con voi, aspettate! Ma chi è? Ah, è il nostro piccolo poeta! Certo! Sì, è lui! Ma che caro! Ma vieni! Vieni, che gioia! Vieni, bellina! Il signorino Goldoni lascia la sua filosofia per noi! Ma bravo! Ma bene! Questo guaglione qua tiene temperamento! Gliene stoffa il signorino, che mostrava ad ogni nostro spettacolo la sua propensione per l'arte drammatica, eh? Un sogno, sì! È sempre stato il mio sogno. È un sogno più grande che te, ragazzo! Ebbene? Ebbene che egli parta con noi! Egli è il benvenuto nella nostra parte di comici onorati! Là dove il fiore della comica arte italiana, là dove il fiore della scena fiorisce ogni giorno di più, accogliamo, signori, a braccia aperte il coraggio, lo slancio, la passione del giovane poeta che inutilmente sboccerà, crescerà fra questi comici onorati. E ora, fra questi remi e le onde del mare, così fra noi vedremo fiorire il nuovo! Bravo! Bravo! Da quel tempo, nell'anno 1721, io vivevo a Rimini, dove ero costretto agli studi di filosofia, grammatica, latino, e per la tanta noia mi consolavo andando spesso a teatro. Le prime volte stavo in platea, poi un giorno feci amicizia con questi comici che mi permettevano di stare con loro in teatro tra le quinte. E quando la compagnia partì da Rimini per recarsi a Chioggia, io scappai con loro. La mia famiglia allora abitava a Chioggia. Per me fu certo l'irrefrenabile desiderio di rivedere mia madre che mi spinse a tornare a casa a Chioggia, ma non era la sola verità. La verità vera, lo confesso, era stare con gli attori. Erano tutti così gentili con me, così pieni di attenzione. E le attrici poi. Tutte mie compatriote, tutte veneziane. Forse per questo mi coprivano di tante carezze. E così Rimini. Addio! Ecco. Questo è il segnale della colazione per gli attori a bordo. Caffè, tè, latte, pane brustolito, acqua e vino. E la prima amorosa che chiede del brodo, ma il brodo non c'è, e quella va su tutte le furie. E c'è voluta tanta buona volontà e pazienza per calmarla con una deliziosa tazza di cioccolata. Dopo colazione la tavola viene sparecchiata e si gioca a carte, aspettando l'ora del pranzo. Io ero abbastanza bravo a 3-7, ma la vera attrazione era la tavola verde impiantata sul ponte della nave per giocare a Faraone. Il banco prometteva più divertimento che zecchini, ma il miglior godimento era l'appetito e la compagnia.